Amiche e amici, a voi tutti buonasera e bentrovati, come di consueto ogni lunedì qui a Tribuna Elettorale, il nostro programma speciale della nostra redazione per prepararci al meglio in vista del voto del 25 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo e della Commissione europea. Come sapete, la formula ormai è collaudata. Abbiamo due parti da 30 minuti l'una, nella prima due esponenti di due partiti differenti si contendono il 25 maggio, quindi il vostro voto, proponendomi diversi programmi, nella seconda parte si cambiano i due esponenti, ma gli ingredienti sono gli stessi. Partiamo in questa prima parte con il presentarvi i contendenti in vista del 25 maggio. Per Forza Italia Berlusconi, alla mia destra, il benvenuto a Marco Bestetti. Grazie, buongiorno. Buonasera a lei, Bestetti. Alla mia sinistra, per il Movimento 5 Stelle, è deputato e con noi Alberto Zolezzi. Buonasera, Buonasera. Zolezzi. Partirei proprio dal Movimento 5 Stelle perché tra le tante promesse, i tanti impegni che sentiamo in questi giorni da tutti i partiti, il Movimento 5 Stelle ha posto, per quanto riguarda l'euro, l'obiettivo non tanto nel decidere prima, ma nel poter concedere al popolo italiano un referendum per rimanere o meno in balia, aggiungo io, della moneta unica. È così. Grazie. Sì, e quello che si vuole fare in un'ottica appunto di partecipazione sostenibile alla vita politica è proprio quello di intanto informare i cittadini su quello che è in questo momento la partecipazione all'Unione Europea e soprattutto all'Unione Economica e Monetaria. A nostro parere, quello che è successo nel 1989 con un referendum di indirizzo per decidere in qualche modo se aderire anche a determinati schemi economici non è stato un atto totalmente condiviso e partecipato. Le conseguenze di questa scelta non sono state, a nostro parere, condivise e non sono state chiare in tutto e per tutto fin dall'inizio. Quello che adesso va fatto dopo oltre 20 anni è cercare di capire cosa è realmente successo, cosa sta succedendo, cosa potrebbe succedere, anche perché sappiamo bene che ci sono altri schemi, altre normative entrate addirittura nella Carta Costituzionale come il pareggio di bilancio. Sono tutti dati che, oltre appunto all'unione, alla presenza di una moneta unica, rendono, a nostro parere, complessa la sostenibilità di tutto il sistema economico. Quindi partecipazione vuol dire cercare di discutere con i cittadini, con il maggior numero possibile di persone, questa appartenenza alla moneta unica e cercare con gli strumenti che ci sono, come c'è stato allora la possibilità di un referendum di indirizzo, cercare eventualmente di riproporlo per capire se dobbiamo continuare a rimanere nell'area euro e ci dovrà essere preliminarmente redatta una legge costituzionale per poter accedere a questo istituto del referendum di indirizzo. Chiarissimo. Marco Bestetti di Forza Italia, voi invece per quanto riguarda la moneta unica, l'euro, avete delle forti critiche al sistema, ma la moneta deve rimanere quella. Sì, partiamo da un dato di fatto che penso sia difficilmente contestabile. Non è il problema dell'Italia l'euro in sé, ma un'Europa che ha sbagliato, ha perso la sua mission, almeno rispetto a come era nata quando è stata istituita anche con la partecipazione diretta del nostro paese e dell'Italia. Noi siamo tra i paesi fondatori dell'Europa, negli ultimi anni però siamo stati molto messi in disparte rispetto a quello che era il nostro intendimento. Il nostro slogan per queste elezioni sarà più Italia in Europa, meno Europa in Italia. L'obiettivo è molto semplice: impedire che l'Europa entri a gamba tesa nella vita di tutti i giorni delle nostre imprese, delle nostre famiglie, imponendo burocrazia, pesantezza fiscale, regolamenti, lacci e lacciuoli, che non fanno altro che arrecare problemi alle imprese, alla vita dei cittadini comuni,
e portare invece un'Italia più forte in sede europea per rivendicare i nostri diritti. Troppo spesso Francia e Germania hanno prevalso rispetto alle nostre posizioni, noi dobbiamo assolutamente invertire questo trend. L'Italia è uno dei principali contribuenti dell'Unione Europea e deve far valere, ha gli strumenti per far valere la sua voce. Dopodiché, come fare per ottenere questo? Semplicemente cominciare a fare i compiti a casa. È troppo facile dar la colpa semplicemente all'euro quando siamo noi ad aver ingrossato l'apparato pubblico con una quantità spaventosa di personale ben oltre le nostre aspettative. Non possiamo dare la colpa all'euro quando per anni abbiamo condotto delle politiche che non sono sostenibili per uno Stato che vuole definirsi civile, con una tassazione esasperata. Le imprese non chiudono perché c'è l'euro, le imprese chiudono perché devono pagare molte più tasse di quanto ricevono in termini di servizi. Ecco, Forza Italia vuole andare in Europa per battere su questi punti, e non è il bluff del referendum sull'euro che può risolvere questi problemi. Dobbiamo risolvere i problemi in casa nostra e portare in Europa i punti che andremo poi a elencare. Rimaniamo proprio sulla politica economica, perché tra le tante proposte che invece sembra poter affascinare non soltanto gli elettori ma anche i mercati, soprattutto quelli europei, c'è sicuramente l'Eurobond, ovvero questo meccanismo, questa vera e propria forma di recupero dei debiti degli Stati che vengono acquistati dagli stessi cittadini degli Stati membri. Germania però, sia dalla parte della CDU che l'SPD, si è già dichiarata fortemente contraria. Si tratterà quindi di lavorare dopo, oppure è già una prerogativa quella di non affrontarla? Ma l'aspetto degli Eurobond è un tema che come Forza Italia noi è da anni che abbiamo lanciato e nel quale crediamo moltissimo. Siamo cresciuti negli ultimi anni con questo falso mito dell'indebitamento che sarebbe una delle principali cause di tutti i mali di questo mondo. Penso banalmente al Giappone, che è uno dei paesi più indebitati, con un debito pubblico più elevato al mondo, che è detenuto per, non dico il 100%, ma poco ci manca, dai cittadini giapponesi, e non per questo soffre di problemi di mancata crescita che invece noi abbiamo. Il problema non è tanto il debito quanto le forme di finanziamento. L'Eurobond è uno strumento per chiedere una partecipazione, una contribuzione volontaristica ovviamente, per sostenere l'indebitamento dell'Eurozona nel suo complesso, per immettere un po' di denaro fresco nell'economia reale, rilanciare gli investimenti delle imprese, abbassare le tasse per rilanciare i consumi delle famiglie, rimettere in moto quel meccanismo virtuoso di spesa sia dei cittadini che dalle imprese, che serve a creare posti di lavoro, a creare ricchezza. Questo secondo me è uno strumento, uno dei tanti strumenti che possiamo mettere in campo per rilanciare il nostro paese innanzitutto, ma l'intera Europa. Zolezzi, gli Eurobond possono essere una soluzione a questa disastrosa situazione? Sì, io riparto un attimo indietro dall'euro. Quello che va detto, va chiarito a tutti i cittadini, anche se lo saranno già sentiti dire, ma ripetere aiuta, sono i vari meccanismi tra cui il fiscal compact. Dall'anno prossimo, in linea teorica, per rientrare nei parametri, l'Italia dovrà versare un numero di miliardi di euro molto importante, si partirà da circa 50 miliardi di euro all'anno, poi una cifra che dovrà essere parametrata sugli obiettivi raggiunti, per rientrare nei parametri di rapporto appunto fra debito pubblico e PIL. Attualmente circa siamo oltre i 120 e bisogna arrivare a 60, quindi bisogna in qualche modo trovare queste cifre. Sono cifre importanti che rischiano di strozzare il sistema, di non lasciare futuro al nostro paese, perché queste cifre adesso già il governo le sta cercando, come avete visto con il documento di economia e finanza, circa 12 miliardi di euro in svendita del patrimonio pubblico. Quindi tutto il meccanismo legato all'unione monetaria non è solamente la presenza nell'euro, ma l'accettare determinati meccanismi. L'Eurobond in qualche modo potrebbe essere un modo di andare verso quella che intendiamo noi come comunità a livello europeo. Sappiamo che la Grecia, senza il meccanismo degli Eurobond, si è trovata ad affrontare le lacrime e il sangue. In Grecia banalmente la mortalità infantile è aumentata del 43% dopo appunto questo periodo di gravissima austerità, di annullamento di buona parte dei servizi sociali. Quindi il meccanismo dell'Eurobond, con la condivisione anche dei rischi
e in qualche modo in una parte del debito, potrebbe essere un modo per cercare di ripartire, di far ripartire gli stati che eventualmente fossero in gravi difficoltà. Una cosa è certa, l'Europa così com'è non può andare avanti, soprattutto se si pensa che nel sud Europa, quindi stiamo parlando di Spagna, anche di Francia, Italia, soprattutto di Grecia, insomma di quei paesi che più degli altri hanno sofferto il fiscal compact, ma soprattutto le manovre fiscali dei grandi stati del nord Europa, prima tra tutta ovviamente la Germania. Ora si tratta di capire, in Italia sono oltre 3.300.000 i disoccupati, numeri da dopoguerra per quanto riguarda i giovani. Resterei proprio su Zolezzi per capire, il Movimento 5 Stelle sta pensando a questi giovani e a queste persone senza lavoro? Assolutamente. Quello che abbiamo fatto fin dall'inizio, portando già dei dati che avevamo analizzato, l'abbiamo fatto nel Parlamento italiano, ma lo porteremo anche nel Parlamento europeo, è l'analisi occupazionale. Io sono in Commissione Ambiente, è in corso il comitato di indagine sulla Green Economy, banalmente con una riqualificazione energetica degli edifici siamo stati noi a suggerire di passare dal 55 al 65% di defiscalizzazione per questo tipo di interventi ecologici e sostenibili. Questo dato poi il CRESM, il Centro Ricerca Edilizia, è stato stimato una volta approvato dal governo Letta in 227.000 posti di lavoro per il 2014. E io la vedo in maniera opposta, nel senso che questi paesi del sud Europa in realtà hanno qualche fortuna in più rispetto a quelli della parte nord, perché dal punto di vista energetico, dal punto di vista alimentare, anche per certi versi alcune caratteristiche artistiche, sono caratteristiche permanenti e che possono davvero fare la differenza e rendere più facile la sostenibilità energetica e anche occupazionale. Se io sono un petroliere e investo 3 milioni di euro, darò un posto di lavoro. Se io investo in fonti rinnovabili ne do 6, se investo risparmio energetico ne do 36. Quindi noi stiamo molto attenti all'occupazione. Quindi cerchiamo di coinvolgere le imprese dicendo attenzione, è giusto che l'impresa veda il suo guadagno, ma se un'impresa riesce anche a guardare il contorno, riesce a inserirsi nella società, anche questo in un senso di comunità, probabilmente si riescono a risolvere i problemi, quale può essere la carenza di energia, che in Italia non ha la produzione di energia fossile, ma può essere anche il dato occupazionale, il dato di sostenibilità, di qualità di vita, anche di risoluzione di problematiche legate all'inquinamento. E quindi io credo che le possibilità ci siano, questo è il punto di partenza secondo noi. Chiarissimo. Forza Italia, le ricette per il lavoro? Ma intanto dal punto di vista occupazionale per noi è assolutamente prioritario rilanciare quello che è il mercato del lavoro. Da sempre ci siamo occupati di lotta alla disoccupazione, il governo Berlusconi, l'ultimo governo Berlusconi che ha completato la legislatura dal 2001 al 2006, ha fatto registrare record in termini di occupazione, quindi di contrasto alla disoccupazione, il numero di persone che senza lavoro ha toccato i minimi storici. È evidente però che i posti di lavoro non si possono creare per legge, per decreto, a meno che non si vogliano istituire dei carrozzoni pubblici che costano molto di più dei benefici che comportano. Si può intervenire indirettamente, come Forza Italia ha sempre cercato di fare, intervenendo per esempio sulla leva fiscale. Oggi assumere un dipendente costa alle imprese molto ma molto di più rispetto a quello che costa per esempio negli altri paesi, lasciamo perdere i paesi dell'est, ma addirittura i paesi nostri diretti competitor, ed è evidente che questo meccanismo deve essere scardinato, intervenendo da un lato in termini fiscali, rendendo più agevole e fiscalmente conveniente assumere un nuovo dipendente, e dall'altro lato dal punto di vista delle regole, cioè consentire un flusso in entrata e in uscita di dipendenti che consenta agli imprenditori di poter assumere quando le cose vanno bene e magari cercare di contenere quando le cose magari non vanno bene. La leva fiscale si deve utilizzare con tutti gli strumenti possibili a disposizione. Mi viene da dire con un pizzico di orgoglio che la prima grande cosa che è stata fatta nell'ultimo anno, da quando c'è stato il governo Letta e poi il governo Renzi, concretamente realizzata, è stata quell'abolizione dell'IMU sulla prima casa, che ha riguardato tutti, che ha consentito a tutti di tenere in tasca un po' di soldi lato famiglie e alle imprese un po' di soldi per gli investimenti lato imprese. Questo ha liberato risorse
pensiamo all'IMU sui capannoni, che serve alle imprese per immettere liquidità nel mercato del lavoro, nel senso dell'economia reale che genera il mercato del lavoro e quindi occupazione. Lo strumento fiscale è lo strumento più efficace che si deve utilizzare per creare occupazione. Forza Italia da questo punto di vista è sempre stata, diciamo, ha sempre rispettato gli impegni presi e noi vogliamo andare avanti in questa direzione. Nei giorni scorsi la Carinzia, che è una regione dell'Austria, ha fatto parlare di sé perché ha mandato agli imprenditori del Nord Lombardia, ma soprattutto del Veneto e del Friuli, una lettera dicendo: fare l'imprenditore in Italia è diventato troppo faticoso, avete troppa burocrazia e troppe tasse, chiudete, delocalizzatevi qui in Carinzia, vi facciamo pagare il 28% di tasse e soprattutto da noi la burocrazia è leggerissima. Allora, è chiaro che questo è un esempio, però accidenti, molti ci hanno fatto su un pensierino, Zolezzi, perché dicono: a me chi me lo fa fare di stare qui a fare il santo e il martire e lavorare per uno Stato che molto spesso mi chiede senza neanche capire perché mi sta chiedendo così tanti soldi. Certo, allora io il concetto di comunità, di rete in qualche modo, è un concetto in qualche modo in divenire, nel senso che non esiste secondo me un insieme di persone che si chiamano lavoratori, un insieme di persone che si chiamano imprenditori, un altro insieme che si chiamano amministratori o addirittura politici. Lavorando insieme si può cercare di venirsi incontro. Noi addirittura abbiamo fatto passare un emendamento alla legge di stabilità per cui se una ditta è stata finanziata, incentivata dallo Stato, ma poi delocalizza, deve restituire quanto in qualche modo aveva ricevuto. Però abbiamo fatto anche passare un emendamento, prima firma Fantinati, in cui si dice che ci deve essere la compensazione tra debiti e crediti delle imprese verso la pubblica amministrazione. È chiaro che bisogna cercare di trovare la quadra, però di sicuro dobbiamo capire che cos'è la nazione in cui viviamo, anche per poi capire come si può entrare in una comunità europea e starci in maniera appunto sostenibile e accettabile. Per cui non è pensabile produrre tutto quanto all'estero. Noi, uno dei nostri 7 punti è quello dell'agricoltura e dell'allevamento, anche finalizzato in primis alla produzione locale. Questo è un dato che dal punto di vista occupazionale è fondamentale, bisogna in qualche modo dare, sono d'accordo sulle leve fiscali, leve di incentivo, ma anche leve culturali, spingere sullo spiegare qual è la qualità di vita legata a un'alimentazione di un certo tipo, un'alimentazione più salutare. L'Italia in questo può essere da capofila, da scuola per tutta l'Europa. Un'azienda agricola biologica da lavoro a una persona per ettaro, un'azienda agricola intensiva addirittura OGM ha bisogno di 50 ettari per dare un posto di lavoro, quindi sono 50 volte di meno. Per amore del cielo, è chiaro che l'azienda agricola biologica deve affrontare tutta una serie di altre problematiche, ma se aumentiamo la cultura delle persone si creerà un insieme, un modo di lavorare e di fare che porterà comunque occupazione e tenderà a non fare espatriare, perché anche un giovane può dire me ne vado all'estero, però bisogna affrontare la sfida dell'Italia, perché l'Italia in realtà offre tanto, bisogna ricreare questa speranza, questa voglia di fare, di restare qui dentro per far crescere il nostro paese, stando in una comunità in maniera sostenibile potrà essere ancora più facile. Senta, l'Unione Europea è la soluzione della crisi, non la causa, non l'ho detto io, lo ha detto il Partito Popolare Europeo a cui voi aderite. Voi però aderite ad un Partito Popolare Europeo in maniera critica, perché comunque avete sempre, lo ha ricordato anche nell'ultimo intervento, spronato i dirigenti europei a cambiare, soprattutto nei confronti dei paesi considerati, sbagliando, un po' di serie B come l'Italia. Allora, in merito all'ultima domanda, volevo sapere ovviamente la vostra risposta. In più aggiungo con quale spirito voi vi andrete a trovare tra i componenti, i seggi del PPE? Ma allora, innanzitutto per quanto riguarda le esche lanciate dalla Carinzia, hanno perfettamente ragione, fanno bene a farlo, perché è un dato di fatto. Un imprenditore oggi in Italia è considerato, io lo considero, noi lo consideriamo un eroe, perché molto spesso ci rimette in termini economici e di salute molto di più di quanto gli entri in tasca, quindi io penso che dovremmo intervenire in maniera
pesante da questo punto di vista per cercare di tenere questi eroi in patria, lo ribadisco, intervenendo sulla leva fiscale. Oggi un imprenditore molto spesso viene messo nelle condizioni o di dover pagare le tasse o di lasciare a casa i dipendenti, e io non penso di sponsorizzare l'evasione fiscale, ma è evidente che quando uno Stato ti mette davanti a questo dilemma, bene fanno gli imprenditori a tenersi i dipendenti e tenere le saracinesche alzate, sperando che lo Stato non sia autolesionista ad imporre la chiusura di queste imprese. Venendo alla nostra permanenza nel Partito Popolare Europeo, è evidente che il centrodestra è sempre stato collocato nella famiglia dei popolari, perché culturalmente, dal punto di vista valoriale, ci riconosciamo nell'Europa dei popoli del PPE. È evidente che però ci entriamo con una voce critica, nel senso che l'Europa è in potenza un'opportunità di uscita dalla crisi. Purtroppo nei fatti, soprattutto negli ultimi anni, si è dimostrata essere la causa di questa crisi, non perché l'Europa, per partito preso, debba essere nemica dell'Italia o nemica comunque dei cittadini europei, ma perché è stata interpretata male, in maniera troppo rigida, in maniera troppo burocratica, senza pensare alla crescita, all'espansione delle economie dei vari paesi, ma seguendo un'Europa a trazione tedesca che è ferrea, diciamo, sostenitrice del rigore, che secondo noi è nemico della crescita. Bisogna trovare un corretto equilibrio. Noi tutte le volte che ci siamo confrontati, quando Berlusconi era Presidente del Consiglio, con i capi di Stato e di Governo e con i suoi colleghi del Partito Popolare Europeo, ha sempre cercato di imporre una linea diversa che tenesse conto delle esigenze degli italiani. Noi continueremo a fare questo, sperando che il voto del 25 maggio ci dia la forza per andare in Europa a picchiare i pugni sul tavolo con l'autorevolezza che ci meritiamo. Zolezzi, austerità ormai significa via obbligata da seguire, che vinca uno, che vinca l'altro. L'ha ricordato anche lei all'inizio, con la sottoscrizione di alcuni patti europei, poi le azioni governative singole valgono sempre meno. È possibile uscire da questa austerità che ha dimostrato nei fatti, nei numeri, ma soprattutto nei nostri conti correnti, di portare sempre meno ricchezza alle famiglie italiane? Sì, come sapete, gli unici ad aver firmato, come primi firmatari, una mozione per ridiscutere il fiscal compact siamo stati in Parlamento noi del Movimento 5 Stelle. Purtroppo i partiti, compreso Forza Italia, hanno votato contrari a questa idea di ridiscussione. Non è impossibile ridiscutere i trattati, e questo deve essere assolutamente chiaro. Le politiche keynesiane in qualche modo ci riportano alla necessità, in realtà, di avere maglie un pochino più larghe nei periodi recessivi. Se si continua con l'austerità, oltre ad avere sicuramente una qualità di vita più ridotta, si innesca e si peggiora la spirale di recessione per tutti quanti, di blocco del mercato, di blocco della ricerca e quant'altro. Noi le stesse cose che abbiamo provato a fare nel Parlamento italiano le porteremo nel Parlamento europeo. Sono i nostri famosi 7 punti, quindi adozione degli euro bond, ridiscussione dei patti come il fiscal compact, referendum di indirizzo sulla permanenza dell'euro. Sono dati importanti che non vogliono dire che noi non si rifiuti il concetto di Europa, ma intanto vogliono dire che si deve chiarire al 100% cosa vuol dire stare nella comunità monetaria europea, discutere con i cittadini, coinvolgere ed eventualmente iniziare un dibattito molto serio con altri gruppi, da altri stati che saranno presenti nel Parlamento europeo. Poi si potrà vedere come procedere, però di sicuro questa politica di espropriazione di sovranità, di allontanamento dei cittadini dalla politica, perché noi ormai siamo in una dittatura formale del governo in Italia, rischiamo di avere un potere democratico ancora minore con l'abolizione del Senato, che deve diventare, che non viene abolito ma diventa non elettivo, città metropolitane non elettive, province non elettive, quindi un distacco ancora maggiore dei cittadini dalla politica. Questo, ecco, deve essere invertito. Perché secondo lei questo distacco, visto che ne ha parlato? Ma il distacco intanto è voluto, diciamocelo, ecco, chiaro. Il distacco è voluto perché adesso si è visto che dal basso stanno partendo dei movimenti, tra cui il nostro, che stanno cercando di prima di tutto capire, di farsi una cultura importante su quella che è la struttura amministrativa degli stati, soprattutto in questo caso parlo dell'Italia, e quindi stanno cercando di prendere un controllo popolare, un controllo positivo della realtà.
questo in qualche modo fa paura a un modello che noi chiamiamo unico, che è stato, si è chiamato un tempo PD-PDL, che assolutamente ha sempre votato concordemente, là il discorso di maggioranza e opposizione a nostro parere era fittizio, adesso che c'è un'opposizione seria in cui le persone dal basso addirittura oltre a leggere in rete i propri rappresentanti possono anche interagire sulla scrittura delle leggi, questo in qualche modo al sistema fa paura, ma è inarrestabile. Guardate che nel 2012 gli accessi al sito web della Camera sono stati 2.200.000, nel 2013 siamo arrivati noi, sono stati oltre 6 milioni, oltre 3 volte, quindi la partecipazione c'è, questa disaffezione totale alla vita politica secondo me si sta invertendo, è chiaro che l'impegno deve essere ancora maggiore, tanto più che siamo di fronte a una scadenza che può essere cruciale per il nostro futuro, che sono le elezioni europee. Chiarissimo. Bestetti, una risposta sull'austerità e anche la vostra posizione su quanto giustamente sottolineato da Zorezzi, si sta tagliando la partecipazione attiva. Ma allora, sull'austerità ribadisco quanto detto fino adesso, è evidente che si tratta di una ricetta che ha dimostrato nei fatti di non essere assolutamente positiva per lo sviluppo della nostra economia, ha compresso i consumi, ha ridotto i posti di lavoro ed è evidente che non può essere percorribile ancora a lungo. Noi andremo in Europa a portare una visione completamente opposta di Europa. Ed è quello che ribadiamo in tutte le occasioni. Lo stesso Presidente Berlusconi l'ha ribadito nella conferenza stampa di qualche giorno fa, andando a muso duro contro un'Europa tutta austerità e tutta rigore. I trattati che sono stati firmati fino ad oggi, che impongono diciamo, questa linea, innanzitutto con riferimento al Fiscal Compact, l'etichetta è di Mario Monti, furono votati dal Parlamento di allora perché avevamo una pistola alla tempia, lo sappiamo molto bene, addirittura ci imposero di cambiare il governo del Paese, figuratevi se ci avessero lasciato la libertà di scegliere o meno su un argomento del genere. Era un contesto molto particolare, storicamente e finanziariamente, dal quale vogliamo uscire più in fretta possibile. Con riferimento alla partecipazione mi viene un po' da sorridere sinceramente, perché se la partecipazione del Movimento 5 Stelle, quella del applaudire il capo e quando c'è una voce fuori dal coro la si è pura, la si caccia, è una partecipazione un po' sui generis sinceramente, che non ha niente a che vedere col concetto di partecipazione che concepisco io. Per dire alla gabbia, libertà è partecipazione, che è esattamente l'opposto di quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle. Apprezzabile la stoccata, ma la mia domanda era cosa ne pensa il suo partito della mancanza di partecipazione che ormai serpeggia nelle città metropolitane, nelle province, al Senato, organi diversi dove il popolo è superfluo. Assolutamente, l'abbiamo espresso in maniera chiara, siamo contrarissimi. Il passaggio dalla volontà popolare è imprescindibile. Berlusconi è l'ultimo Presidente del Consiglio democraticamente eletto dai cittadini, quindi per noi il passaggio dalle urne per qualsiasi livello istituzionale è una condizione imprescindibile. Varrà per il Senato del domani, abolito o non abolito, dovrà valere per le province, abolite o non abolite, dovrà valere per le città metropolitane. Non ci piacciono le marionette calate dall'alto che impongono ai cittadini magari qualcosa che questi non condividono. Quindi passaggio dalle urne sempre e comunque per qualsiasi livello istituzionale. Chiarissimo. Siamo davvero al termine di questa prima parte. Marco Bestetti per Forza Italia Berlusconi. La sua telecamera è la 3, la 2, e può rivolgere ovviamente in 60 secondi l'appello finale a votare il suo partito. Ma io penso che queste elezioni europee, le elezioni del 25 maggio, siano delle elezioni troppo importanti per essere snobbate. Purtroppo c'è questa triste moda di disertare le urne per le elezioni europee, quando in verità le elezioni europee ci consentono di eleggere i nostri rappresentanti laddove si prendono delle decisioni che molto spesso incidono direttamente sulla nostra vita, su quella delle nostre famiglie e su quella delle nostre imprese. Forza Italia vuole andare in Europa a picchiare i pugni sul tavolo per far valere gli interessi degli italiani con lo slogan più Italia in Europa, meno Europa in Italia. Vogliamo che l'Italia diventi protagonista di questa comunità europea che è troppo a trazione franco-tedesca e vogliamo che l'Europa la smetta di venire a farci le pulci in casa quando sarebbe il caso che le facesse prima a casa sua. Quindi votare Forza Italia è il voto utile per queste elezioni europee. Si è mangiato 3 secondi, se lo ricordo. Quasi preciso. Abbiamo invece
invece la telecamera 3 per Alberto Zolezzi, il perché in 60 secondi votare il Movimento 5 Stelle. Il nostro è un movimento di rete, nato dalla rete, ma che vuole creare una rete all'interno del nostro paese e anche con gli altri paesi d'Europa per una partecipazione sostenibile, che è quella, per esempio, di non svolgere due incarichi politici, i vari Raffaele Fitto, Alessandra Mussolini, che sono Forza Italia, ma così come Bonafè, così come Moretti del Partito Democratico, parlamentari, candidati anche alle elezioni europee. Da noi questo non succede, i candidati sono stati scelti dalla rete, persone che porteranno gli interessi dei cittadini anche in Europa, per un'Europa appunto di sostenibilità, che può dare occupazione, che può rilanciare quello che sta già succedendo, perché le imprese italiane hanno portato a 22 gigawatt ora l'energia da solare fotovoltaico in Italia, cresciuta del 30% in un solo anno. Quindi le speranze ci sono, perché l'Italia è molto più fortunata di altri stati, però bisogna assolutamente fare la propria parte, andare a votare, informarsi e fare rete. Bene, grazie mille per il Movimento 5 Stelle, buon lavoro all'onorevole Alberto Zolezzi. Grazie. Grazie e buon lavoro per Forza Italia Berlusconi, Marco Bestetti. Grazie, buonasera. Grazie anche a voi per aver seguito questa prima parte, pochi istanti di pubblicità. Al rientro la sfida continuerà qui a Tribuna Elettorale tra Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale e Scelta Europea. A tra poco.